ragazzi, bentornati in Cucina col Banana. Oggi facciamo una pasta sfoglia ripiena di broccoli, salsiccia e caciocavallo, come mi è stata richiesta da Lorenzo Girlando. Volevo salutare Gaspare Mariani e Leonardo Passi, due amici, poi Domenico Amato, Nicandro Zullo, Leonardo Tartuferi e Alessandro Manzutti. Ciao a tutti ragazzi! Abbiamo dei broccoletti, pasta sfoglia, salsicce e caciocavallo. Allora ragazzi, io faccio così: mettiamo a bollire dell'acqua, la saliamo e poi mettiamo i broccoletti barra fredelli barra quello che vi pare a lessare molto velocemente in acqua già bollente, facciamo in modo che il sapore rimanga il più possibile nelle foglie, una decina di minuti, non di più. Allora ragazzi, li abbiamo bolliti esattamente 6-7 minuti, poi li ho tolti, li abbiamo messi in acqua e ghiaccio, con il ghiaccio si è sciolto, così rimangono belli verdi, anche se li dobbiamo mettere dentro la pasta sfoglia, e ora li lasciamo qui un attimo e prepariamo tutto il resto. Allora ragazzi, olio extravergine a soffriggere con aglio e peperoncino. Scusate un attimo, problemi tecnici. Buttiamo i broccoletti, alias quello che vi pare, facciamo soffriggere e poi ragazzi andiamo ad aggiungere la salsiccia fatta a ciuffettini, queste sono un paio all'incirca, forse anche due o meno, e andiamo. Abbiamo fatto soffriggere i broccoletti qualche minuto, ora aggiungiamo la salsiccia a tempo che si cuoce e qui è tutto pronto. Allora ragazzi, mentre stavo per assemblare la pasta sfoglia con la mia, con Federica ci è venuto in mente, perché dico sempre la mia fidanzata, Federica, con Federica mi è venuta in mente una cosa, facciamo una cosa diversa, che comunque la pasta sfoglia rettangolare, rotonda, con broccoletti, logicamente mica la sono inventata io, sono fatta da secoli. Quindi facciamo neanche quello che vi faccio vedere, mo sono inventato io, però magari può essere un modo un po' più sfizioso. Allora, io ho preso la pasta sfoglia, quella rettangolare, l'ho divisa in due parti uguali. Ora vi faccio vedere vi faccio vedere il procedimento, poi logicamente il secondo lo farò io da solo. Quindi prendete una delle metà, la mettete su un piano e la bucherellate. Poi mettete al centro i broccoletti con la salsiccia. Ok. Disponete in maniera un po' appiattendo un po' con le mani. Mettete un po' di provola che avevo prima tagliato a cubetti. Ok, poi prendete, andate a piegare e a chiudere a mo' di calzone. Chiudete qui per bene gli angoli. Ok, andate a schiacciare bene. Pezzo di peperoncino così. E poi con una, come si chiama questo? Con una rotella, quella per la pasta, andate a tagliare, schiacciate ancora un po' bene, andate a mettere nella teglia, prima però ci passate sopra un po' di rosso d'uovo, spennellate sopra un po' di rosso d'uovo, poi mettete al forno, io metto sotto e sopra 200 gradi una quarantina di minuti, comunque sto sempre lì, ogni tanto ci butto l'occhio per guardare. Allora ragazzi, ecco qui, l'abbiamo tolto dal forno, abbiamo aspettato qualche minuto, guardate che bello. Cameron,
James Cameron in azione. Ah, devo tagliare, scusa, non ho capito. Tagliamo un pezzo. Ecco qua, ragazzi. Qui c'è il pezzo di prova, l'ho sciolto. Il telefono non l'abbiamo staccato, scusate ragazzi, rispondo un secondo. Guardate che bella, ragazzi, qui si vede un po' meglio la prova sciolta, ho preso un pezzo senza prova. Ok, scotta da morire, prima c'è più una assaggiarla. Buonissima. Questa, ragazzi, in qualsiasi formato la fate, è buonissima. Ok, buona, ragazzi, scotta, mi sono ossionato. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.